Sbaragliato l'esercito medoniano davanti alle mura del castello di Aurelis, Mart e i suoi entrarono nel palazzo per liberare il regno. I recessi del castello custodivano tesori di ogni tipo e bisognava approfittarne prima che cadessero nelle mani del nemico. Ma come? «Solo un ladro potrebbe aprire queste casse», borbottò uno degli uomini. «Ma con noi non ci sono ladri, non è vero?» Ok ragazzi, benvenuti in questa nuova gameplay di Fire Emblem Shadow Dragon. Cominciamo a scegliere le unità, vediamo che siamo messi piuttosto male già, devo dire, fra i preparativi. Cioè, sto vedendo qui i punti rossi a go-go. Medoniani sono 25, noi siamo 14, quindi sarà bella tosta. E soprattutto mi fa pensare che questa cosa sarà bella tosta perché siamo nel capitolo l'emblema di fuoco. E l'emblema di fuoco è un elemento molto importante, tanto quanto la falchion. Quindi andiamo a scegliere intanto le unità. Ok, Martha Bell, Gordin, Aydraug, Shida, Ogma, Julian, Lena, Nabarl, Merrick. Oh, abbiamo anche i simpatici amici dell'altra fazione lì, del principe Hardin. Wolf me lo porterei. Sedgar non mi convince. Roshea mi sa molto di Gaio, no? Vyland no. Ci sarebbe Hardin che è piuttosto forte. Però già un fantino ce l'abbiamo, quindi no. Portiamoci Wendell. Chi ci possiamo portare ancora? Due unità. Tra le due unità noi ci portiamo... vediamo un po'. Vabbè, ci possiamo portare Hardin, visto che è abbastanza forte. E Sidgar, dai, che ha l'arco, può attaccare a distanza e... Anche se a cavallo, comunque, è un ranger, ha un'altra cosa. Quindi va bene così. Poi, direi, armeria, di comprare qualche cosa, perché siamo messi male, soprattutto a livello di magie e di bastoni. Allora, la merce io la voglio dare a, intanto, Lena. Cura, perfetto, vendono cura, ce le prendiamo. Ne prendiamo anche due di cura. Sì, grazie. Possiamo dare a Merrick. Vediamo un po'. Merrick, where are you? Eccoti qua. E gli diamo il fuoco. Sì. Non mi interessa nient'altro. Vediamo se anche Wendell ha bisogno. Glielo prendiamo al tuono. Mettiamoci anche il fuoco, così siamo tranquilli. Tanto i soldi non ci mancano. No, non mi interessa nient'altro. Andiamo a vedere se c'è Nabarl. Se ha bisogno qualcosa. Shida alla la stalata. Però prendiamogli anche una lancia di ferro, perché purtroppo la stalata non la stanno vendendo per il momento. Non vorrei sprecarla perché è fortissima la stalata. Poi vediamo un po'. Vabbè, Gordin è messa a posto, va bene così. Aydraug è messa a posto. Ogma va bene. Va bene. Qua abbiamo riempita di cura. Lama letale. Non c'è lama letale, vero? No, c'è la spada di ferro. Va bene, ok, basta così. Indietro. Facciamo un attimino l'inventario, perché così alleggeriamo un attimino i nostri paladini qui. Spada di ferro a 6 con la spada di ferro, quindi dobbiamo mettergli un'altra spada di ferro. Aspettate, rifornimenti, togliamo la spada d'argento e la pietra e ci prendiamo una spada di ferro. Va benissimo. Abel, rifornimenti. Ah, la spada di ferro, però io gli metterei anche una lancia di ferro. Così, in modo tale che possa anche allenarsi sulla lancia. Perfetto.
Gordin mi pare che l'arco d'acciaio vada più che bene, tanto non farà niente come al solito. Giavellotto e lancia di ferro, va bene così per Aydraug. Shida c'ha la lancia di ferro, ha la chiave della porta, quindi gliela lasciamo quella, non si può mai sapere. Ogma, spada d'acciaio e spada di ferro bastano e avanzano, le altre cose le diamo. E poi Julian, la spada di ferro ce l'ha, però vediamo di mettergli anche qualche altra spada di ferro. Sì che penso che possa resistere, però dai, mettiamogliela per sicurezza, non si può mai sapere. Lena è a posto, Nabarl ha la spada d'acciaio, per quanto la spada letale sia alla fine dei suoi giorni, però la spada d'acciaio è ben messa. Merrick ha fuoco ed Excalibur, la lancia d'argento gliela togliamo, non gli serve a niente. Wolf ha l'arco di ferro e la spada di ferro ed è messo abbastanza bene, quindi ok. Stilgar ha l'arco d'acciaio, potrebbe avere una spada, però mi sa che spada non ne abbiamo più esattamente, ora gliela compriamo. Ardin, la spada d'acciaio, gli possiamo mettere una lancia pure. E ci possiamo mettere la lancia d'acciaio, guarda, può usare la lancia d'acciaio AB. Mettiamogli la lancia d'acciaio. Wendell è messo benissimo, con lo scudo magico e tutto quello che serve. E Roshea, mi pare che non ce l'abbiamo manco, non l'abbiamo manco portato, quindi via. Esattamente, questi non li abbiamo portati. Facciamo l'ultima cosa e poi cominciamo questo gameplay, nel vero senso della parola. Abbiamo detto che dovevamo dare una lancia a qualcuno, quindi vediamo dov'era. A lui, mi pare di sì. Ok, ah, la spada, non la lancia, scusate, va bene, ok. Sì, fatto, grazie. Mi interessa qualcos'altro? No, grazie, arrivederci. Ok. Ragazzi, salviamo per sicurezza. Non si può mai sapere. Perfetto. E ora andiamo a start. Concludere i preparativi? Sì. Cosa? I ribelli sono entrati nel castello? Grr. Molto bene, unità corazzate, intercettate gli intrusi. Arcieri, difendete il trono. Ladri, voi andate a raccogliere il tesoro mentre faccio i preparativi per ritirarci. Avete gli ordini, non permettete ai ribelli di avvicinarsi a questa stanza. Perfetto, vediamo intanto il pericolo. Allora, qua c'è un ladro da fare fuori nell'immediatezza di subito. Qui sotto che cosa c'è? Ah, qua ci sono altri ladri. Dove sono? Oh mio Dio, ce ne sono un sacchissimo. Quindi aspettate. Allora, vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Questo come fa ad uscire da qui? C'è una porta da qualche parte? Io non la vedo. Io non vedo... Ah, qua c'è la chiave della porta, va bene. Ok. Andiamo a prenderci questo tesoro. Cassa. Oro, small. Perfetto. Dobbiamo andare avanti per forza di cose. Attiriamo qualcuno qui, quindi mettiamo Ogma pronto per ricevere chiunque debba ricevere. Lena la mettiamo qua dietro, Martel lo mettiamo sempre abbastanza dietro e facciamo avanzare quanto più possibile questi altri. Io direi di lasciare qui con lei Stilgar. Attendi, e mentre Ardyn e gli altri vanno avanti, perché non possiamo fare altrimenti. Aspettate un attimino, che forse qualcosa la possiamo fare prima. Vediamo.
Facciamo la lancia. Ce la facciamo a fargli male? Sì. 11. Lui ha 16. Però aspettate, io ci posso parlare con questo tipo. Perché gli spunta il nome, quindi no, non l'attacchiamo, andiamo avanti. Attendi. Con chi ci possiamo parlare? È quello il problema. Ora vediamo, Mettiamoci qua. Gordin va qui. E Aydraug segue come può. Fase dei nemici. Ovviamente abbiamo attirato il medoniano da Ogma. Aio. Ma Ogma non perdona. Fa anche un bel critico. Che male non ci fa. Allora, vediamo un po'. Non mi piacciono questi ladri. Questi ladri non mi piacciono affatto, ragazzi. I ladri non mi piacciono affatto. Allora, io direi di fare copy. Allora, con chi ci dovrei parlare con questo? Allora, aspettate, devo capire con chi devo parlarci. Con Marte non ci devo parlare. Non vorrei che ci dovessi parlare con lui. Vediamo. Intanto avviciniamo Marte. Vediamo qua. Devo capire con chi parlare con quel tipo. Andiamo via. Attendi. Vediamo un po' come sbaragliare sto tipo. Allora, Merrick, andiamo e killalo con un fuoco invece dell'Excalibur. Perfetto. E ci siamo. Ogma, tu vai a killare costei, il sacerdote o la sacerdotessa. Non mi interessa niente se è disarmato, deve da morire. Ok, dobbiamo andare avanti il più velocemente possibile perché ci sono quei ladri che non mi piacciono affatto. Quindi andiamo avanti. Con tutti. Ok. E andiamo avanti anche con lui. E attendi, vediamo che cosa succede. Allora, mi sa che ho fatto una grandissima stronzata, ragazzi. Ho idea di aver fatto una grandissima stronzata. Sì. Mi hanno killato praticamente il coso. Mi hanno killato Ogma. Mi sa che dobbiamo ricominciare. Già. Dobbiamo ricominciare, ragazzi. Scusatemi, una mia distrazione perché non mi ero accorta del mago là dietro che avrebbe potuto fare peggio. Quindi tra pochissimo ci rivediamo. Ok ragazzi, siamo tornati qui. Come vedete è Marte che deve parlare con questo ladro. Quindi noi cominciamo a parlare così ed evitiamo di fare la figura barbina che abbiamo fatto prima. Rickard. Caspita, davvero? Un principe dite? Grazie per avermi liberato. Mi chiamo Rickard, sono solo un piccolo ladruncolo, ad essere sincero, ma ho grandi progetti. Mi sono introdotto qui per far piazza pulita, ma per tutta risposta mi hanno piazzato qui.
Visto che mi avete salvato la pellaccia, credo che il minimo che io possa fare sia di mettermi al vostro servizio. Yes! Quindi, attendi, grazie. Qua ci abbiamo un altro ladro pronto per fare piazza pulita delle cose che ci sono qui dentro. Allora, dobbiamo sempre stare attenti. Cerchiamo di mettere intanto tutti quanti fuori. Avanziamo con tutti. Attendi, vai avanti. Conviene così. Anche perché noi da qua sotto non ci possiamo andare, non possiamo far niente. Quindi dobbiamo tirarceli tutti quanti avanti. Attendi. Attendi e attendi. Ok. Perfetto, più o meno si sono mossi nella stessa maniera, soltanto che adesso noi abbiamo il vantaggio di poter killare questo tipo senza prendere alcun danno, perché con Merrick riusciremo senza dubbio a fargli tanto male. Facciamo Excalibur, così ce lo torniamo subito. Mio Dio, quanto è sgravo. Perfetto. Ottimo. Quindi dobbiamo attirare gli altri. Mettiamoci qui. Mettiamoci fuori dalla portata nemica. Tutti qua dietro. Pronti ad attaccare. I ladri devono avanzare. Assolutamente. Hydraug è molto lento, però pazienza. Shida vola e va. E Marth cerca di raggiungere gli altri. E finiamo così, Lena la lasciamo lì. Veste angelica, comunque noi cercheremo di andarla a prendere. Ci proveremo. Allora. Allora, vediamo un po'. Possiamo farcela. Ammazziamo intanto il mago. Purtroppo questo danno ce lo prendiamo. Oh no, non ce la prendiamo. Grande, Nabarl. Che figo che sei, madò. Perfetto, non abbiamo preso danni dal mago. Il che è buono. Cosa buona e giusta. Utilizziamo adesso Wendell per toglierci dagli Zebedei quest'altro. 10 per 2, 20. Quindi andiamo di fuoco. 1 e 2. Ok, e questo è andato. Grandissimi. Abel, cerchiamo di distruggere quest'altro con la spada di ferro. 8 e 8, 16, quindi ammazziamolo così. 1 e 2. Grande. Là ci sono i ladri. E io direi di bloccarli questi ladri in qualche modo. Mo' vediamo come. Ardyn può arrivare qua sopra. Però ho paura di fargli fare molto male ad Ardyn. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ci vorrebbe qua Merrick, infatti, per abbattere sto tipo. Quindi diciamo che mettiamo Merrick e facciamo per forza Excalibur. Ho bisogno che mi tolgano Excalibur qua, che mi tolga questo tipo da davanti agli occhi.
Verrà colpito, però pazienza. Oh, iaiaio. Mo facciamo così. Allora, lui è andato. Cerchiamo di proteggere Merrick. Mettiamo qui a bloccare il tesoro lui. Ardin lo mettiamo esattamente qui all'entrata, in modo tale che non possano toccarmi Merrick. E i maghi dovrebbero andare. I cosi qui dovrebbero andare avanti in qualche modo. Quindi allora aspettate, che questo può andare qua e può attaccare intanto. E fa anche abbastanza danni. Sidgar. Anche se attacca una sola volta, ma pazienza. Lui non può fare nient'altro, quindi aspetta qui. Perfetto, Merrick è fuori pericolo. Avviciniamo Lena in modo tale che il prossimo turno possa aiutare. Lei fuori dalla gittata degli arcieri. E loro che avanzano come non ci fosse un domani. Abbiamo bisogno di tutti, quindi cerchiamo di fare quello che possiamo. Mettiamolo qua dietro, questo ladro. Ok. La frangicotta e la lama letale. Vabbè, ora noi li killiamo e vediamo il da farsi. Ok, va bene. Bravo Ogma, grande, grandissimo. Sei lo meglio. Ardin, ti prego, fagli del male, puniscilo. No, non lo punisci purtroppo. Facciamo così. Dunque, tu attacchi questo e lo fai fuori con la spada di ferro. Perfetto. Fuori uno. Perfetto. Tu vai ad attaccare questo. E lo lasci in fin di vita. Mi sta bene. E tu lo killi una volta e per sempre. Anzi no. Vediamo se lui ce la fa. Sì, mi sa di sì. Con l'arco. Senza prendere danni. Sì. E lo killate così, bravissimi. Penso che ci dia la frangicotta in questo caso. Esattamente. Quindi ammazziamo i ladri il più velocemente possibile. Mandiamolo qua avanti. Abbiamo detto, quest'altro ladro va a prendere questa cassa. No, cassa abbiamo detto. Lenimento, che non è male lenimento. Allora, facciamo così. Shida, tu dove arrivi? Non arrivi da nessuna parte. Quindi facciamo una bella cosa. Chi è? Merrick. Merrick deve essere curato. Quindi bastone, cura immediatamente su Merrick. E abbiamo superato il livello con Lena, che è cosa buona e giusta. È arrivata a livello 9 Lena. Usiamo la magia con Wendell. Facciamo il fuoco che abbiamo appena comprato. Ok, usandone due questo va al creatore. Perfetto, ottimo. Poi andiamo con Ardin e andiamo a killare qualcuno. Vediamo se riusciamo a killare sto tipo, ma non penso. Gli facciamo 11 di danno. E prendiamo altrettanto danno, il che non mi sta piacendo come cosa. Quindi cerchiamo di killare quanti più amici possibile qua. 6 e 6, 12, va bene, dovrei riuscirci. Con Abelle. Prenderò un po' di danno, ma pazienza, non possiamo... Aiù! Ok, bisogna togliere subito gli arcieri, immediatamente.
Il livello arma è aumentato e abbiamo chiave univoca. Boh, vabbè. Il sacerdote ha solamente cura, fortunatamente, quindi è il minore dei nostri mali, il sacerdote. Andiamo con Nabarl a killare l'arciere con la spada d'acciaio, che basta e avanza. Perfetto. Grande Nabarl. Ottimo. Shida va a killare il sacerdote, ma prima di killare il sacerdote io voglio killare quest'altro arciere. Facciamo col fuoco, perché col fuoco ci riusciamo senza sprecare Excalibur. Ora ci darà un colpo, ovviamente. No, grande Merrick. Grandissimo. Ok, fuori. Via. E abbiamo fatto anche un livello con Merrick, che non è male. Ha fatto un tristissimo abilità e basta, però vabbè. Attacchiamo con la lancia di ferro, che basta e avanza per killare il disarmato sacerdote con la cura. Perfetto, grande Shida. Ok. Marte si trova qui e ce lo portiamo più avanti. Ok. Chi mancano qua? Gordin e Aydraug, che rimangono sempre indietro, poracci. Ok, attendi. Facciamo così adesso. Quello sta cercando di scappare. Stanno scappando, ma no, non glielo permetteremo. Assolutamente glielo permetteremo. Allora, Nabarl, vai a killare questo qui. No, con la lama letale no. Con la spada d'acciaio, che è meglio. Ok, grande. E ci siamo presi la nostra veste angelica. Nabarl nel frattempo supera il livello. Ottimo. Poi andiamo avanti con Merrick. Facciamo una cura. Però facciamo, mi sa, meglio il rimedio per Abel, che ha perso un bel po' di HP. Ora vediamo come siamo combinati. Vabbè, per questo verrà tipo assicutato da Shida. E qua abbiamo un coso di salvataggio. E poi dobbiamo entrare qui perché c'è una bella situazione. Io direi di salvare per sicurezza con Ogma. Perfetto. E poi di cominciare ad andare un pochino avanti per cercare di attirarli, più che altro. Perché per ora non voglio rischiare di farmi del male. Quindi per ora attiriamoli solamente. Mandiamo questo qui. Lui qua. Gordin è qua. E Aydraug appresso a lui. Mettiamolo più vicino possibile e attendi. Allora, lui cerca di scappare, ma non ci riuscirà. Invece sì, forse. Porca miseria, non riesco a bloccarlo da qui. Non posso raggiungerlo, mi sa che se ne va. A meno che non si ferma un altro turno. Mannaggia la miseria. Allora, dobbiamo attirare qualcuno, quindi mettiamo Ogma qui e mettiamo qualcun altro di abbastanza resistente, tipo Abel, qua. E Lena va a curarmi qua Ardyn. Perfetto. Mettiamo Marth e Merrick. Questo lo mettiamo leggermente avanti, così attiriamo altre persone. E poi direi di, oltre ad avvicinare, attendi, avviciniamo tutti quanti e ci fermiamo. E avviciniamo, aspettate un attimo, che mi sono impappinata, e facciamo fine.
Naggia la miseria. È scappato. Naccia. Aio. Ok. Facciamo così. Attacca con la spada. Fai 10 di danno, ma va bene. Non è tanto, ma va bene per quello che dobbiamo fare. Perfetto. Tu che cos'hai? Sia la spada che la cosa. E io direi di usare la spada. Che tanto muori. Perfetto. Poi direi di avanzare un po' il mago. Ogma è meglio che gli facciamo killare questo con la spada di ferro. Perfetto. Ottimo. Abbiamo perso una lama letale. Io sto rosicando come non so che cosa, però pazienza. Evidentemente non sono stata abbastanza brava, ma non riavvio per una semplice spada letale, sappiatelo. Mart. Questo fino a dove arriva? No, va bene così. Mart lasciamolo là dietro. Mettiamolo qua dietro. Merrick che segue, lui che segue da questa parte. Facciamo un po' di spazio dove possiamo. E Shida, dove sei? Giustamente in the middle of nowhere. Attendi e facciamo fine. Vediamo un po' come si comportano qui le unità. Ovviamente mi va ad attaccare Rickard. Aiaiaio. Ok, Rickard deve andarsene subito, immediatamente da qui. No. Bastone cura. Immediatamente Rickard. Facciamo che Wendell attacca con il fuoco, dato che può fare abbastanza danni. Uno. E due. Perfetto, ciao. Ottimo. E per il resto possiamo avanzare. Bisogna attirare questi tipi. Quindi mettiamo Ardyn qua. Il suo amico qua vicino. E cominciamo ad avvicinare quante più truppe possibili alla parte del boss. Stiamo finendo questo livello, sperando nel signore che non ci siano come dire, brutte sorprese, ecco. Non voglio incorrere a brutte sorprese, sinceramente. Ok. Da questa parte chi c'è? Ci sono Ogma, l'arciere e Julian. E si avvicinano tutti quanti qui. E Shida, cerchiamo di avvicinarla il più possibile perché può servire tantissimo. Attendi. Ok, cominciano a muoversi. E cominciano a fare i primi danni. Ok, ottimo. Grande Ardyn. Attacca con l'arco. Ah, non gli faccio niente con l'arco. Tu gli fai qualche cosa? No, zero. Tu con l'arco d'acciaio gli fai 3. Ed è più che sufficiente. Ok. Fuori uno. Cerchiamo di attirare quest'altro. Al solito. E avviciniamo Shida. Lena anche potrebbe un po' avvicinarsi perché tanto siamo qui
per finire. Ok. Mi attacca. Ovviamente, ma non gli facciamo quasi niente. Fantastico. Va bene. Oh mio Dio, si è avvicinato anche l'arciere, quindi facciamo una bella cosa. Visto che si è avvicinato l'arciere, vediamo se tu riesci con l'arco d'acciaio a fargli qualche cosa. Un 4 di danno, dai, va bene così. Vai, oh mio Dio, il critico di Gordon. Oh mio Dio, il critico di Gordon, ragazzi. È arrivato un critico da parte di Gordon, sono esterrefatta. E questo è andato al creatore. Allora, vediamo se farà allenare o Julian o direttamente quest'altro ladruncolo. Ma farei allenare quest'altro ladruncolo perché ovviamente non è messo tanto bene. Quindi tanto vale farlo allenare un po' quel poco che fa. Difatti non gli fa quasi niente. Attacca con la spada di ferro. Anche lui fa 3. Non va bene. Il 3 non va bene. Vediamo lui. Facciamo la spada di ferro. 5 per 2 fa 10 già. Ok. Qualcuno che attacca dalla distanza. C'è solamente Merrick. E gli facciamo fare un bel fuoco. Tanto per gradire. Perfetto. E questa l'abbiamo vinta noi. Ora facciamo una bella cosa. Lui va indietro e si fa curare da Lena. Bastone, cura. Fatto bene a portarmi tutte quelle cure perché, come vedete, servono. Shida finalmente è qua vicino e può avanzare. Attiriamo qualcun altro. Aspettate, vediamo chi possiamo attirare. Attiriamo questi due praticamente. O uno dei due. No, uno dei due, perché non ci arrivano. Quindi devo metterlo qua. Ci mettiamo Hydra. No, Hydraug non ci arriva. Ci mettiamo Ogma o Nabarl. Nabarl, mettiamoci che ha più HP. Loro si avvicinano sempre più. Mettiamolo qua dietro. Shida abbiamo detto che è arrivata. Hydraug si mette qua. Quest'altro mago Merlino si mette qua. E anzi, facciamo uno scudo magico. Ah, di un'unità vicina. No, non possiamo farlo. Scudo magico dove volevo farlo. Va bene, lo stesso. Facciamo meno. Fine. Ok. Perfetto, si è avvicinato il mago, ragazzi. Noi dobbiamo fare assolutamente fuori il mago, in qualche modo. Il mago lo facciamo fuori. Con qualcuno. 9, 9, 18. Facciamolo fuori con Sidgar. Ok. Perfetto, grandissimo. Ottimo, e andiamo con finalmente con Martha ad attaccare qualcuno e andiamo con la spada di ferro ovviamente ad ammazzare l'arciere. Perfetto. Dobbiamo uccidere questa bella sacerdotessa o questo bel sacerdote, ora vediamo che cosa è. Avanziamo con tutti. Tanto oramai abbiamo finito la campagna, si può dire, a meno che non muore qualcuno, ma non buttiamocela per favore. Ci manca solo quello. Perfettissima Mendes. Gordon avanti. I ladri avanti. Mi dispiace tantissimo di aver preso quella lama letale, era utilissima per Nabarl, però pazienza, che ci possiamo fare. Curiamo un'altra volta mentre ci siamo, tanto
Perfetto, prendiamo esperienza. Cura inutilizzabile, ma ne abbiamo altri due. Allora, facciamo così. Cerchiamo di far allenare i ladri. Soprattutto questo ladro, perché questo ladro è messo veramente male. 5 e 5, dovrebbe fare 10. Quindi dovrei... Ecco. Vediamo di far allenare Gordin. No, Gordin non ci arriva, però può arrivare qua. Gordin attacca. Non fa niente, quindi no Gordin. No Gordin, no Peti. Vabbè, ammazziamolo con l'altro nostro ladro, Julian. Che lo preferisco, Julian. Grande. E ora killiamo male quest'uomo. Attacca con... con Excalibur faccio 14. Quindi attacchiamo con Excalibur. Maledizione, mi sono addosso. Perché quegli idioti di soldati non li hanno fermati? Perché sono troppo forti. Emerus. O Emerus. Perfetto. Shida attacca con la stalata. Oh yes. Perché? Grande Shida che supera il livello, grandissima. Che arriva a livello 7. Not bad. Perfetto ragazzi, noi abbiamo praticamente finito. Ovviamente qua devo fare un altro turno perché Marta non è arrivata al trono a conquistarlo, quindi facciamo fine in questo senso. E noi ci vediamo al prossimo gameplay, sempre qui su Fire Emblem Shadow Dragon. Ciao ciao! Principe Mart, finalmente! Sono Nina della casata di Akaneia. È compito della Akaneia proteggere il mondo in tempo di crisi, un compito che ho sempre cercato di assolvere. Ma la Doluna ha devastato il mio regno. Ed ora mi ritrovo qui ad assistere, impotente alla rovina del mondo. Marth, per favore, portate a termine in mia vece questa missione. Conducete i vostri contro la Doluna e liberateci. Certamente, principessa Nina. L'Altea giurò fedeltà alla Akaneia tanto tempo fa e non abbiamo mai infranto tale patto. E poi, come sapete, è un compito che ho nel sangue. Sangue della casata di Altea. Distruggerò Medeus. Come già fece Henry prima di me. Grazie, Marth. Lasciate allora che vi dia questo. Questo cimerio è detto l'emblema di fuoco. La casata di Akaneia lo assegna solo ai veri campioni, a coloro che riteniamo in grado di salvare il mondo. Con esso avrete il diritto ad aprire tutte le casse del paese e di far vostri tesori in esse contenuti. Sono certa che li userete a fin di bene. Non arrendetevi, Marth. Combattete per riportare la luce nel nostro mondo.